Le squadre stanno per rientrare in campo, un po' la spicciolata, il Fasano è praticamente già pronto qui alla nostra destra verso sinistra, quindi il Fasano attaccherà dal lato opposto alla curva, mentre il Nardò adesso prende posizione, Indiveri discute con qualche calciatore, Montinaro vediamo del... discuta tranquillamente naturalmente, insomma parla più che discute con qualche giocatore del Nardò. Un po' indietro, poi volevo rompere una cosa, non mangiare una cosa, 0-0 alla fine del primo tempo, è uno dei pochi 0-0 diciamo di questa ventesima giornata, dunque non si segna qui al Curro a differenza di altri campi. Abbiamo segnalato il vantaggio del Barletta nel match clou della ventesima giornata sulla Cavese, Barletta che in questo momento dunque è la capolista solitaria del raggruppamento, partita che viene seguita da oltre 6.000 spettatori, numeri che neanche in C spesso si vedono, quindi diciamo numeri quantomeno della serie B. E intanto Nicola Ragno con una sgargiante giacca di tuta gialla prende posizione in panchina, beccato qui da qualche tifoso presente in tribuna. Dunque si riprende, è pronto il Nardò ora a scattare tutti in avanti dai blocchi di partenza del secondo tempo, e Addai che di testa aveva provato un po' decentrato rispetto alla sua posizione solita a sorprendere la difesa del dunque nessun cambio ci sembra di vedere dai 22 in campo, che sono gli stessi della prima frazione di gioco. Lanzolla anticipa vantaggiato di testa, c'è anche qualche più di qualche centimetro di differenza, non rischia nulla qui Da Silva che col sinistro mette fuori lato gradinata dove sono sistemati i tifosi ospiti, una trentina oggi qui presenti al Curlo. Dopo i fatti della scorsa stagione c'era stata anche la limitazione di vendita dei, qui ci ha provato Ferrera Daluz, c'era stato anche all'andata dicevamo la limitazione dei biglietti per i tifosi del Fasano che non potettero seguire la trasferta, di fatto i gruppi organizzati non furono presenti al Giovanni Paolo II, lo stadio del Nardò, per par condicio diciamo così, o per criterio di reciprocità scusate, le forze dell'ordine hanno riservato lo stesso trattamento ai tifosi Granata, e dunque oggi c'è qui una presenza limitatissima di tifoseria ospite.
saltando si fa male Da Silva, ci prova D'Ambros da fuori, ampiamente al lato il suo tiro. Nel frattempo Da Silva, Paolo Da Silva è a terra, c'è stato uno scontro fortuito con il numero 9 in maglia bianca, ha subito un colpo sullo stomaco o sul petto, João Afonso João Da Silva, questo è il nome completo, Paola Da Silva, il nome completo del difensore portoghese, con l'esperienza anche a Trapani in Serie C, passato anche dal settore giovanile della Juventus. Intanto 3 minuti e 10 secondi di gioco in questo momento, sempre 0-0 il risultato, avvantaggiato verso Battista, con le sue sgasate ha dato vivacità al all'attacco del Fasano, oggi preferito a Falcone. Bianchini prova l'assist verso vantaggiato, impreciso il lancio che favorisce l'uscita di Viola. D'Ambros al centro, fa buona guardia all'attento Manfredi, ci prova Russo, un tiro senza grandi pretese, scontro di gioco fra Battista e lo stesso Russo, entrambi restano a terra, ma la punizione a favore del Fasano. E intanto raddoppio del Casarano con Guastamacchia, dopo il gol di Saraniti, vantaggio dell'Altamura sul Bitonto. Dilaga il Matera, quinto gol con il Gladiator, 5-0. Formazione che ci ha davvero impressionato qui qualche settimana fa e che sta confermando. Intanto Indiveri, vediamo che è il professor Doria, preparatore atletico del Fasano, che richiama qualche giocatore, non sappiamo, tutti si spostano per il riscaldamento. Sbaglia il controllo qui De Giorgi, favorisce il recupero di pallone per un attimo di Corvino, che guadagna dunque il fallo laterale. Pareggio importante, risultato qui che cambia, pareggio della Cavese con Cuomo a Barletta al nono minuto del secondo tempo, quindi sono un po' avanti rispetto al Curlo, al Puttilli. Qui si gioca il sesto minuto, il settimo minuto in questo momento. Terzo gol anche della Fregolese col Francavilla, dunque giornata ricca di gol sugli altri campi, 3-1 dal parziale per i campani, che vincerebbero una partita importante in chiave salvezza contro i lucani. Scusate. E questa è la richiesta, signore! Scusate, scrive Lotte, non scrive Altamura.
Intanto correggiamo il risultato di Altamura, che è comunque un altro campo importante. L'Altamura ha subito la rimonta del Bitonto, era passato in vantaggio, diceva 1-0, poi c'è stato il ribaltone 2-1 ora per il Bitonto con le reti di Maffei e Figliolia. Quindi partita importante anche questo per il Fasano, perché l'Altamura è una delle concorrenti anche per le zone alte della classifica. Dunque il Bitonto vince al D'Angelo per 2-1. Manovra ora il Fasano da sinistra a destra con Favino, che ha lanciato la sua collega dalla parte opposta, il laterale Manfredi, con calma Facundo. Partita giudiziosa del Fasano oggi, sicuramente migliore rispetto ai primi 55 minuti contro la Puttolana. Da Silva, lancio lungo verso vantaggiato, che commette fallo su Lanzolla, secondo l'arbitro, dunque punizione. Qualche metro fuori dall'area di rigore, Lanzolla che guadagna ancora un metro per la battuta, poi De Giorgi verso Fedel. Calabria, secondo l'arbitro, ha toccato sulla caviglia la mezzala del Nardò. Dunque ancora Lanzolla che va a battere la punizione, stavolta più avanti, siamo a centrocampo. Il lancio lungo, come spesso accade, verso per sfruttare la fisicità dei suoi attaccanti, verso D'Ambros in particolare. Poi ancora Bianchini che prova a inventarsi per il recupero di questo pallone, ma viene anticipato da Montinaro, che fa ripartire l'azione da Russo, e poi Addai nel cuore del centrocampo, a larga destra per Fedel in verticale su Ciraci, il laterale destro del centrocampo a 5 del Nardò. Chironi prolunga il rinvio. Qui l'arbitro era vicinissimo, avvantaggiato, ha visto un fallo di mano, anche se avvantaggiato gli dice di aver colpito con il petto. L'arbitro aveva fischiato già la punizione a favore del Nardò, e il solito Montinaro è sul punto di battuta sulla tre quarti di gioco del Nardò. Il Fasano è tutto rintanato nella quasi in area di rigore, solo sei giocatori in area. Ben piazzato qui da Silva. Corvino prova a sorprendere Addae, fallo qui, fallo, bravo. Per essere un ragazzo del 2005 direi che Manfredi sta dimostrando anche oggi, una partita sentita, difficile, di avere grande personalità. Una buona notizia qui per il Fasano, aver trovato questo ragazzo che praticamente non era stato mai schierato fino a tre domeniche fa. Poi purtroppo l'infortunio di Savarese, che ne abbiamo visti tanti terzini destri, non abbiamo timore di essere smentito, è il migliore di questa categoria. Sicuramente fra i giovani spesso in quella zona del campo vengono schierati gli under, e uno più forte di Savarese non l'abbiamo visto in questo girone, in questo campionato. Per fortuna il Fasano aveva un validissimo ricambio in questo ragazzo qui, ancora più giovane, perché è del 2005. Ma intanto torniamo, bene qui vantaggiato verso Bianchini, che prova l'apertura di prima intenzione letta bene da De Giorgi, che però poi sbaglia il passaggio, il disimpegno verso Fedel. Qui sbaglia anche Bianchini. Ferreira subisce fallo da Chironi. Qui giusto il fischio dell'arbitro. Intanto a terra un altro giocatore, non era Ferreira ma
crediamo D'Ambros, l'altro attaccante del, dello schieramento di Ragno, il 3-5-2, mentre il Fasano come al solito è schierato con il 4-3-2-1. Riprende qui con la posizione battuta da Giorgi verso Russo, che allarga per Antonacci. Russo ancora all'indietro verso il capitano Lanzolla. Temperatura fredda qui a Fasano oggi, prima della partita, intorno a mezzogiorno si è, c'è stato un diluvio, per fortuna qui, qui il campo in sintetico è stato inaugurato esattamente un anno fa, perché era il 22 gennaio dello scorso campionato quando il Fasano tornò qui a casa a giocare sul manto erboso in sintetico del nuovo Vito Curlo, diciamo così. Qui buona qui la manovra del Fasano con Favivola, che con capabilità va a togliere il pallone dai piedi di Fedel. Si disimpegna bene, si affida a Corvino. Corvino sfugge alla presa di Addae. Fallo, fallo di Lanzolla su Corvino. Qui meritava il giallo, secondo me, questo fallo, perché non si è chiuso il triangolo che ottimamente Corvino aveva chiesto, ha avvantaggiato, avvantaggiato già sul punto di battuta. La posizione davvero invitante, qui ci abbiamo due chance, ovvero sia Corvino che è vantaggiato. Di solito le batte Corvino, però vantaggiato vi possiamo assicurare, per averlo visto più volte in allenamento, che ha un tiro dalla lunga distanza sia col sinistro che col destro da far paura, eh. E intanto vediamo, infatti, vantaggiato sulla sfera, che proverà a segnare il suo secondo gol in maglia biancazzurra. Oppure ci sarà forse il dodicesimo di Corvino. C'è anche Battista, per la verità, col suo mancino. Qua il pubblico frena, perché potrebbe nascere qualcosa di importante da questo calcio di punizione. Corvino, vediamo più indietro, un passo più indietro c'è vantaggiato. Corvino tira sulla barriera dove c'era D'Ambros. Il pallone finisce in fallo laterale, ha provato il tiro a giro sul primo palo Corvino, che poi va a battere la rimessa. Orraita di testa, era stata Dai. Non ci è sembrato qui un fallo di Orraita sullo stesso Addae, però l'arbitro ha visto forse un contatto con la testa, quindi De Giorgi lungo verso D'Ambros. Chironi braccato da D'Ambros, si libera del pallone per Bianchini, poi Manfredi, ancora Bianchini in mezzo a due, bravo qui Giancarlo Bianchini verso ora Favinola. Da Silva prova la svetta di giocata lunga molto bella verso Corvino, fuori gioco, fuori gioco segnalato dal secondo assistente, il penso che viva proprio a letto. Vabbè, vado con il telefono. Esperienza.
Montinaro sul pallone, aspetta che lo stesso finisca fuori, lo ribatte male, non c'era nessuno, intendeva servire D'Ambros naturalmente. Brutta palla qua di Chironi, che con un rimpallo stava per diventare un assist, poi verso Ferreira, per fortuna del Fasano, Ferreira era più indietro, dunque l'uscita di Ceca. Ora da Silva verso Corvino, sempre intraprendente il capitano, qui prova centralmente verso Chironi, Manfredi lotta, poi arriva Bianchini, ancora ottimo intervento qui di errore di misura di Farinola. Bene, bene da Silva qui nell'anticipo e poi fortunato nel rimpallo con lo stesso Ferreira. Dunque forse ti svegli, forse pallonata qui sul fronte dell'arbitro da parte di Lanzolo, ovviamente involontario, un'azione di gioco. L'arbitro però ci sembra in grado di riprendere, così fa squadrando il pallone verso Russo. Intanto vi aggiorno sul risultato fra Brindisi e Gravina, 2-1 il pareggio era stato di Oliveira per il Gravina, poi Staučić per il Brindisi. Termina così il primo tempo, la partita lì è iniziata al Fanuzzi alle ore 15, dunque con mezz'ora di ritardo rispetto agli altri campi. Ancora Ferreira controlla qui bene il pallone, lo affida all'indietro per Adai che però sbaglia l'apertura, Bianchini non riesce, cioè intercetta il pallone ma non riesce a tenerlo, a controllarlo, dunque la sfera è di nuovo in possesso del Nardò con Lanzolla che vede a disposizione dei suoi compagni, avanza piccoli passi, lancia sulla testa verso Antonacci, fuori gioco, no, fallo di mano indicato, abbiamo visto il la segnalazione dell'arbitro, in effetti non era stata sbandierata la posizione dell'esterno Ciraci, scusate, non Antonacci, e poi cadendo si è aiutato con il braccio il laterale destro, classe 2004 del Nardò. Manfredi sulla destra verso Chironi, regista oggi del Fasano, Calabria e Chironi giocano di sponda, qui il Fasano a passaggio avanti e poi indietro. Right da Silva, Calabria, Farinola torna sul pallone, lo recupera e lo affida a Manfredi, scambiano i due terzini del Fasano, Manfredi prova il lancio in velocità verso Battista, un po' fuori dal gioco in questo secondo tempo l'esterno del Fasano, meglio il trequartista del Fasano che invece nel primo tempo intanto un rigore di Tato Diaz ha portato in vantaggio il Martina a Nocera, un altro ex biancazzurro oggi in gol. Allora vediamo qui Facundo Raita, lancio lungo, c'è De Giorgi di testa verso Addae, prolunga anche lui, Chironi in qualche modo riesce a fare la sfera a Manfredi, poi all'indietro Bianchini verso Ceca, qui intanto rimasto a terra da Silva, forse colpito da Ferreira, lo ferma o del gioco, anche perché il volto in faccia, il colpo è stato sulla faccia, probabilmente involontario. Meraviglia!
primo cambio intanto pronto in casa Fasano, e con il numero 18 Ciccio Lo Savio, il fasanese Lo Savio, che sta per entrare in campo al 23esimo minuto al posto di Battista. Dunque un under in più in questo momento in campo, perché avevo detto che Battista in questo secondo tempo si era visto pochissimo. Esce comunque tra gli applausi perché ha fatto ha disputato un ottimo primo tempo. Dunque Lo Savio, non nuovo Lo Savio anche nello scorso campionato a entrare a partite in corso e anche a segnare gol importanti e decisivi. Speriamo naturalmente che sia così anche oggi. E dunque Lo Savio va a occupare la stessa posizione di Battista, dunque trequartista di destra. Va in elevazione Corvino, ma non riesce a toccare di testa, troppo alto il pallone di qui. Intanto Mottinaro sfugge a Manfredi, che però torna sul pallone. Bravo comunque Manfredi nel recupero, poi c'è stato un contatto di gioco e l'arbitro ha assegnato la punizione al Nardò. Quando siamo al minuto 24, Mottinaro sulla sfera, praticamente le ha battute tutte lui le punizioni del Nardò, va a lungo verso Ceca che non ha problema, dovrebbe darla subito a Bianchini. Farinola, Chironi, alza la testa il numero 4 del intanto, no niente, il suo risultato è cambiato, niente, allora si procede con Chironi, cerca l'imbucata verso Corvino. Mottinaro, testa alta, prova il lancio dalla parte opposta dove c'è Fedel, va a vuoto Fedel, per fortuna poi bravo Chironi, eccolo Daniele avvantaggiato, prova a lanciare Ciccio Lo Savio, c'è stato un tocco di un giocatore del Nardò, dunque la punizione è a favore, la rimessa laterale a favore del Fasano. Dunque intanto c'è un cambio quasi pronto anche nel Nardò, dovrebbe entrare con la maglia numero 19 Mariano, un attaccante probabilmente al posto di Ferreira o di D'Ambros. Fallo e ammonizione per Cidaci, dunque secondo ammonito nel, col numero 31, secondo ammonito in casa Nardò. C'è stato un colpo al 26esimo minuto. Dito la torcia accesa. Non lo so, che non si vede niente. Dobbiamo risparmiare Gianluca. Dobbiamo risparmiare. Ha qualcosa da dire, non sappiamo se all'arbitro o a Corvino, no, ma ce l'ha con l'arbitro. Non sappiamo per quale motivo. Sembra espulso. Ce lo siamo persi questa. Sostituito. Ah, l'ho sostituito. Però. No. No, è la sostituzione. Sta uscendo senza salutare.
Intanto volevo uscire per qualche insulto, segno qua, vuole uscire dal campo Aldair, viene invitato però a rimanere in campo. Intanto il cambio non è stato ancora effettuato con intanto consulto l'arbitro il signor Mazzer con il signor Meraviglia proprio qui sotto la tribuna, sono lì al centrocampo. Ora c'è anche il commissario di campo al colloquio. L'arbitro torna sul luogo della battuta. Nicola Ragno usa tutta la sua esperienza, non risponde alle provocazioni, però insomma andiamo avanti. C'è Corvino sulla battuta, scatto passando da sul pallone di Farinola, ancora Corvino al centro, troppo su Viola, non fanno ripartire subito il Nardò, anche perché comunque non c'era Viola, avrebbe voluto rilanciare qualche compagno ma erano tutti all'indietro, non c'erano compagni da servire. Intanto il cambio non è avvenuto, è che Mariano è ancora fermo fuori. Fedel commette fallo su Calabria, bel duello qui fra due mezzali di grande qualità, un 2002 e un 2003. Intanto Fedele ha avuto la peggio nello scontro con Calabria. Calabria si è si è rialzato. Esce Ferreira al trentesimo ed entra Mariano. Entra anche Di Federico, dunque lo stesso minuto, trentunesimo. Dunque cambia il centravanti del Fasano, Di Federico al posto di Vantaggiato. Di Federico con la maglia numero 20 al posto del numero 9 Vantaggiato nel Fasano, invece nel Nardò col 19 Mariano al posto più recupero, dicevamo Mariano 19 al posto del numero 7 Ferreira. Nessuno qui si va su questo pallone vagante che arriva direttamente nelle braccia di nelle mani di Viola, che con calma va al rinvio lungo oltre il cerchio di centrocampo. Bello stacco qui di Da Silva. Bianchini lavora bene questo pallone, lo apre a sinistra prendendo qualche applauso dalla tribuna. Di Federico però la sponda verso Lo Savio, anticipato da De Giorgi. Davvero granitica si sta confermando la difesa del Nardò, non a caso la migliore del campionato per gol subiti, solo 11 in 19 partite. Qui fallo di Corvino che viene ammonito, se non ricordiamo male era diffidato.
salterà la prossima partita, la trasferta che il Fasano giocherà a Santa Maria a Capua Vetere col Gladiator. Ha allargato un po' troppo il braccio il capitano del Fasano. Ora chiede scusa al compagno, o meglio all'avversario. Non hai visto niente! Ancora Dae sbaglia completamente qui l'apertura verso Bianchini, che se ne va a palla al piede, apertura per lo Savio. Russo, sono davvero tenaci i difensori del Nardò, difficile superare la barriera del terzetto difensivo. Intanto c'è un importante risultato in coda, il terzo gol della Putiolana sul Molfetta, mentre qui siamo al 34esimo minuto. In due minuti il Molfetta ha subito due gol, prima Guadagnino e poi Trezza, per il risultato che ora è sul 3-1 a favore della Putiolana. Intanto tutto fermo, il gioco è fermo, non sappiamo, c'è qualcuno della panchina che sta riscaldando con le pettoline fucsia, proprio dove sta per battere la punizione, il fallo laterale De Giorgi. Chironi, lo Savio, Chironi ancora, Bianchini, ancora lo Savio, non riesce a controllare la sfera, va in pressione ora insieme a Bianchini sul portatore di palla del Fasano. Bella manovra qui ora dei biancazzurri. Lo Savio non si è... Lo Savio non si avvede che non era scattato nessuno sulla fascia, aveva dato un pallone con troppa superficialità, però poi è stato bravo a dare in pressione, a costringere il Nardò a mettere fuori, dunque si riprende col fallo laterale. Fasano in avanti, Bianchini lascia Manfredi lascia Bianchini. E poi dall'altra parte c'è il colpo di testa di Cilaci, chiedo Maurizio Mazzacane, insomma volge quasi al termine questa partita, 10 minuti più recupero. Intanto vediamo Calabria che ci prova da fuori dopo un bel dribbling. Che ne pensi di questo secondo tempo? Non ci sono state occasioni da gol da una parte e dall'altra, sta giocando di più il Fasano, però il Nardò insomma si difende bene, ma questo lo sapevamo. Sì, sì, è indubbio che in questa seconda parte di match il Fasano abbia intensificato la pressione, sia adesso molto più continuo, c'è più intensità e quindi ha un po' schiacciato il Nardò. Il Nardò comunque si sta difendendo in maniera complessivamente ordinata al netto di diverse situazioni. E comunque il Nardò, come dicevi, come sottolineavi poco fa, intanto una conclusione di Corvino, un destro a girare, è andata poco oltre la traversa, però dicevo il Nardò, come tu sottolineavi poc'anzi, non è mai arrivato dalle parti di Ceca, si sta difendendo discretamente bene, però in fase di possesso non si fa apprezzare. Sì, intanto qui c'è stata una bella chiusura difensiva di Manfredi, che
con una puntata, diciamo così, è andato a trovare con un bel lancio Corvino, il quale dalla sua posizione ideale è entrato in area, si è centrato cercando il tiro a giro secondo palo, però il pallone è finito alto. Purtroppo qui le occasioni sono davvero poche, bisogna cercare di sfruttare anche quando si creano gli spazi. Il Fasano ci ha provato, però al momento non ha trovato diciamo il gol nelle poche occasioni in cui è riuscito ad arrivare al tiro. Piove sul bagnato per il Molfetta, perché quarto gol della Puteolana, 4-1 sul Molfetta. Dunque non riesce poi, tutto regolare, dice Orraita a Mariano di rialzarsi. Perde palla qui Manfredi con Montinaro che la va a strappare. Manfredi torna su di lui, lo tampona. Intanto adesso anche il Nardò si prepara al secondo cambio. Vediamo chi entrerà in campo, quale sarà la scelta di Mister Ragno. Ma intanto prima si batterà la punizione con Russo verso Montinaro, stavolta corta. Fermato da Lo Savio, bene per Di Federico, lancio che prova a innescare Corvino. Ancora Raita, ottima chiusura difensiva, fra i migliori domenica scorsa ma anche oggi. Fallo di D'Ambros che si lamenta, ma qui il fallo c'era tutto, perché il pallone aveva già Raita aveva già lasciato la sfera. Mengoli, uno dei giocatori con più presenze nel Nardò, entra al posto di Montinaro. Quarantesimo dunque, Mengoli per Montinaro, Lo Fuco per Calabria. E Forbes. Ma sta fondamentale con i suoi, con il mister, con il bagnasato. Forbes per Da Silva. Dunque doppio cambio del Fasano, che ora sale a quota 4. Dunque cambio under, perché sono tutti 2003, sia Lo Fuco 2003, sia Lo Fuco che Calabria. E poi chiaramente Da Silva è stato sostituito da Lo Fuco, un altro, scusate, da Forbes, quindi staffetta portoghese, anche se con ruoli diversi, perché adesso è Lo Fuoco a occupare il ruolo difensore centrale accanto a Raita, mentre Forbes è andato a occupare la posizione che prima era di Calabria, quella di mezzo destro, come lo sta schierando invece nelle sue ultime partite il mister Tisci. Intanto è finita fra Casarano e Lavello, 3-0 per il Casarano, vittoria rotonda dunque per l'azione di mister Costantino. Ma torniamo qui, c'è Forbes che di testa va verso Di Federico, ci prova Di Federico a destreggiarsi, ma viene attorniato da quattro giocatori del Nardò che sono andati subito a fare densità intorno a lui. Non poteva fare molto di più francamente qui Di Federico. Bel lavoro qui di Manfredi, che resta a terra, poi Forbes spintonato da Mengoli. Mengoli nelle prime partite giocava difensore centrale, da praticamente quello che ora fa Lanzolla nella formazione del mister Ragno. Adesso è stato riportato nel suo ruolo naturale, che è quello appunto di
mediano, oggi è quello, sta giocando mezzala perché in quel ruolo c'è Addai. Dunque arrivano i primi risultati finali, abbiamo detto del Casarano che ha battuto 3-0 il Lavello, Lavello che 7 giorni fa era stato capace di vincere a Martina. Casarano che in casa aveva trovato finora diverse difficoltà, oggi vittoria a giudicare dal risultato abbastanza netta, finita anche fra Matera e Gladiator, 5-0 per Matera e Gladiator, dunque che in una fase un po' critica della sua stagione, che sarà avversario domenica prossima dei nostri, cioè dei biancazzurri. Finale anche a Nocera, il Martina si riscatta, dunque vince in casa della Nocerina dopo aver perso in casa con il Lavello. 43esimo minuto, siamo nel 44esimo minuto in questo momento. Lo fuoco va in anticipo su Mariano, poi il lancia fuori, dove quindi rimessa a favore del Nardò. Mengoli sulla sinistra prova, lavora questo pallone, trova però Manfredi, ...43-32 minuti di gioco in questo momento. Andrà la rimessa lunga, qui il Nardò prova Antonacci, crediamo forse era Mariano, Mariano in area, poi il tiro di De Giorgi, ha provato il gol della domenica l'esperto difensore del Nardò, con un tiro da oltre 30 metri abbondantemente alto. Chironi, Bianchini attento qui perché il primo controllo non era stato felicissimo, poi D'Ambros lancia un bacio alla tribuna a qualcuno che forse non aveva avuto una parolina dolce nei suoi riguardi. Manfredi proprio sulla linea laterale, di prima intenzione Forbes che poi commette fallo. Vediamo la segnalazione per il recupero del secondo tempo dopo i due del primo. Scatta Corvino, fermato da De Giorgi in un primo momento, ma il pallone torna su Corvino che guadagna il fallo laterale, crediamo. Siamo un po' impallati, sì, fallo laterale, non calcio d'angolo. 6 minuti di recupero. Dunque si giocherà fino al 96esimo. Addai di testa, pulisce l'area. Farino l'ha fermato da Mariano, commette fallo e viene ammonito. Viene sgridato anche da mister Tisci per questa giocata non proprio felice. Dunque terzo ammonito anche per il Fasano, tre sono anche quelli del Nardò, nel Fasano Farinola che è l'ultimo, poi Bianchini e Corvino, mentre nel Nardò D'Ambros, Ciraci e De Giorgi. Gioca! Coglione! Gioca! Testa di cazzo! Ha stato a parlare! Se si partisce, stai! Subito fate scelto! Sei un pilone! Gioca! Se intanto Lanzolla un po' se le cerca, perché
E comunque vedo che il capitano è deputato a parlare, però forse qualche volta esagera, poi fuori casa. Siamo al 90esimo, fuori casa non bisogna esagerare perché poi il pubblico si innervosisce. 92esimo, mancano 4 minuti di ancora per questo Fasano Nardò. Vanno di testa. Era stato Addai a colpire con la testa il suo compagno di squadra Fedel. Comunque il gioco andava interrotto, anche se non era fra un giocatore del Fasano e uno di Nardò. Il gioco comunque andava interrotto, era giusto, diciamo, anche se non c'è nessun fallo comunque. Il pallone era in possesso del Fasano, l'arbitro avrebbe dovuto, no, forse no, allora ricordavo male. Dunque tutto rare, si procede così con Bianchini che spazia in avanti, troppo largo però verso Corvino. Quarantanovesimo in corso, dunque ancora 2 minuti al termine di questo Fasano Nardò. Mariano di testa prova a girare lo fuoco verso Manfredi, rischio qui fra i due giovanissimi difensori del Fasano, però ce la siamo cavata. Intanto D'Ambros va al tiro. Impreciso. Bianchini di sinistro verso lo fuoco, Forbes, Addae controlla bene qui il pallone, Antonacci prova il lancio lungo verso lo fuoco, bene di testa ancora verso Manfredi, sbaglio di lancio qui Manfredi e poi è D'Ambros dal suo lato, Manfredi però bravissimo ancora una volta nel corpo a corpo fisico, davvero bravissimo Manfredi, perché è difficile da superare, non è altissimo, anzi direi che per essere un difensore non ha una grande elevazione, però mancano 30 secondi, 35 secondi alla fine. Intanto finali dagli altri campi, 4-1 della Putiolana sul Molfetta, finale del big match fra Barletta e Cavese, 1-1, dunque Cavese che sale a 39, Barletta resta 2 punti a 37. Intanto adesso vediamo Mariano che ha avuto una grande chance sulla sponda di proprio dall'ultimo secondo. Finisce qui Fasano Nardò dopo 6 minuti di recupero, dunque 98 minuti perché sono stati 2 anche nel primo tempo. Si chiariscono intanto Tisci e Lanzolla con Giovanni Indiveri anche. Insomma, comunque animi distesi, direi, insomma, partita difficile. Zero a zero, chiedo al collega Leo, insomma, pareggio giusto oppure abbiamo qualcosa da recuperare?
Ma sulla carta comunque sia un pareggio giusto. Certo, il Fasano si è mostrato più vivace rispetto al Nardò, che ha mostrato ancora una volta la sua quadratura difensiva, prestando particolare attenzione in questo reparto. Certo, il Fasano ha avuto due o tre occasioni, però l'impressione è che sia mancato qualcosa lì davanti nella finalizzazione. Comunque sia un punto che muove la classifica di entrambe le squadre. Dunque il Fasano sale a quota 33, il Nardò a 36, restano tre punti diciamo di distacco fra le due squadre, come due restano anche i punti fra Cavese e Barletta lì in testa, in attesa di sapere anche il risultato di Altamura Bitonto, che in realtà alle 15 vinceva il Bitonto d'Altamura. Non ci sembra ci siano stati aggiornamenti al momento, così come il Brindisi, che in caso di vittoria si avvantaggerebbe perché salirebbe proprio a 36 punti. Casarano che ora scavalca il Fasano, perché con i tre punti oggi si porta a 34, dunque il Fasano riscende al settimo posto in classifica. E intanto i tifosi cantano nella curva sud, i gruppi organizzati. Ora i nostri giocatori col mister in testa vanno sotto la curva, perché il sostegno è stato incessante dall'inizio alla fine. Un'ultima battuta anche per Maurizio Mazzacane. Un buon Fasano contro un Nardò che, insomma, è squadra ostica, scorbutica. Alla fine pareggio giusto, no? Beh, forse sì, forse no, insomma, non tante occasioni da gol il Fasano. Poi nel secondo tempo, io ho preferito il Fasano nel secondo tempo, ha fatto qualcosa in più, però insomma il Nardò è anche vero che non ha rischiato praticamente nulla, ci può anche stare il risultato di parità, onestamente non mi sento di dire il contrario, anche se magari i punti il Fasano, considerato, ripeto, il secondo tempo ha operato un po' di più, un po' meglio, diciamo così, se mi passi queste parole, questa frase. E, partita sporca, partita tirata, probabilmente il Ragno temeva un po' il Fasano e ha mantenuto la squadra molto guardinga. Il Fasano non è riuscito a forzare il dispositivo, nonostante un secondo tempo ripeto un po' più vivace sulla sinistra, soprattutto ha cercato di sfondare il Fasano con Corvino, ma non solo con Corvino, non è riuscito a forzare, e sono partite che vanno via così, ci sta, ci può stare. Bene, terminiamo qui questa telecronaca di Fasano Nardò, 0-0. Fasano che domenica sarà impegnato, come abbiamo detto, a Santa Maria Capo Arete, a casa del Gladiator, mentre il Nardò giocherà a Molfetta. Dunque ritorno a casa per mister Ragno. Molfetta, che ripetiamo, oggi ha perso 4-1 a Pozzuoli. Esco ora tra gli applausi anche la squadra biancazzurra, gli applausi anche della tribuna. Una buona prestazione, 7 punti in queste prime 3 giornate del 2023, e direi che sono un ottimo bottino. È davvero tutto, alla prossima.